Oggi hai riscattato alla grande, non avevamo dubbi, la prestazione di, diciamo nemmeno la prestazione, l'errore brutto che ci può stare di domenica a Santa Maria. È ritornato il Giacomo Cordos che conosciamo, soprattutto è ritornato il Marcianise che conosciamo. Penso che comunque dagli errori si impara e si cresce. Durante la settimana ero un po' amareggiato e i ragazzi, i compagni di squadra mi hanno aiutato, mi hanno dato una mano per risollevarmi. Abbiamo fatto una grande partita oggi, abbiamo corso un sacco e abbiamo portato i 3 punti a casa e regalato quindi la vittoria ai tifosi. Giacomo, diciamo che un errore di squadra tra virgolette si è fatto anche oggi perché, come hai detto tu prima, batti altri addetti ai lavori, quando tu eri fuori per medicarti questo taglio all'arcata ciata sopraccigliare, la squadra forse avrebbe potuto, diciamo, buttare la palla fuori per favorire un tuo ingresso, perché non abbiamo preso gol, il gol del Gelbi sono arrivato proprio quando eravamo 11 contro 10. Si doveva buttare palla fuori lì, sono errori che purtroppo possono capitare, però penso che comunque ci siamo riscattati alla grande perché da quel momento in poi siamo usciti. Giacomo, quanto vi penalizza e quando vi può penalizzare questo campo visto oggi al Palladio Marcese? Purtroppo saremo costretti a vederlo più volte in inverno perché con le temperature più rigide, purtroppo questo è un campo che è destinato, diciamo, diciamo, non a migliorare ma a peggiorare. La squadra per questo si allena sempre lontano dal Palladio Marcese. Speriamo che comunque possa tenere per tutto l'inverno perché questa è una squadra, e non lo diciamo soltanto noi, è una squadra che gioca a calcio nonostante comunque in Serie D a volte non si gioca a calcio, è una squadra a cui piace giocare palla a terra, quindi è importantissimo avere un campo degno del Marcianise. Il campo ci può penalizzare, però stiamo facendo di tutto per andarci a allenare fuori in modo da preservare il campo e quindi speriamo che si tenga al meglio e che ci permetta quindi di giocare nel migliore dei modi e vincere partite. Francesco, oggi il Marcianise ha chiuso il primo tempo, diciamo, è arrivato il gol di Alaressa che ci voleva, il secondo tempo è stato il solito straripante Marcianise che vediamo spesso in casa. Abbiamo preso gol su un infortunio di Cordas che è uscito, dovevamo buttare palla fuori, poi è arrivato il gol all'ultimo minuto del primo tempo che ci ha dato la forza per continuare, poi abbiamo fatto 4 gol per fortuna. Francesco, questa vittoria ci voleva anche perché adesso sappiamo tutti ci attende questo trittico infernale Matera, Monopoli e Taranto. Come ha detto prima il mister, come ha detto anche il tuo compagno di squadra Giacomo Cordas, ce la andremo a giocare alla grande anche domenica a Matera. Sì, ora già siamo con la testa a Matera e lì andiamo a giocare con la sfrontatezza che ci alleniamo e giochiamo ogni domenica. Speriamo di portare 3 punti a casa per il mister anche. Francesco, prova sempre più convincenti per te, devi credere sempre più nei tuoi mezzi perché hai le qualità e diciamo anche il fisico per farlo. Sappiamo tutti che Francesco Verdone può dare una mano nonostante sia un 95 di questa squadra. Sì, posso fare ancora, cioè, posso fare molto meglio, questo neanche la metà delle mie possibilità e sto migliorando ogni allenamento per arrivare la domenica al massimo delle potenzialità.